Di Matteo Messina Denaro nella seconda parte del TG1 mattina. Ora diamo uno sguardo all'estero, parliamo delle tensioni in Medio Oriente, ma in Israele si discute delle trattative per giungere a un accordo con l'Arabia Saudita. Ce ne parla il nostro corrispondente da Gerusalemme, che è già collegato con noi, Giovan Battista Brunori. Perché è importante, Giovan Battista, questo accordo, questo avvicinamento? Buongiorno Maria. Beh, certamente c'è una grande aspettativa, anche se nessuno qui in Israele si fa molte illusioni sul fatto che questo processo possa essere così breve, così rapido e così a portata di mano. E però, tuttavia, ci sono delle notizie sempre più frequenti, i contatti sempre più frequenti tra Arabia Saudita, Israele, Stati Uniti. Vedete nelle immagini Netanyahu che nel suo discorso all'ONU ha parlato di un grande corridoio di pace, di benessere che parte dall'Asia, passa per l'Arabia Saudita, arriva verso la Giordania, Israele, fino all'Europa. Che cosa voleva dire? Voleva dire che in questo periodo il mondo, il Medio Oriente in particolare, si è messo in moto, per così dire, e l'Arabia Saudita, insieme a Biden e lo stesso Netanyahu, vogliono avidamente, come ha detto Netanyahu all'ONU, vogliono avidamente conseguire un risultato. Qual è il risultato? Il risultato è che l'accordo, la normalizzazione delle relazioni tra l'Arabia Saudita, che ha il controllo dei luoghi, i principali luoghi santi musulmani, e Israele, che è stato ostracizzato per tanti anni, ancora adesso, come dicevi, ci sono lotte, violenze, guerre che non sono ancora mai terminate dal 48 a oggi. Ecco, questo accordo oggi c'è una trattativa in corso e si è appreso non solo dalle dichiarazioni Grazie. di Bin Salman, ma si è appreso che ci sono delle trattative che potrebbero portare nel giro di pochi mesi a un accordo da questo punto di vista. Grazie, grazie Giovan Battista, e ora parliamo del caro bollette.